Si è conclusa sabato 14 luglio la settimana di eventi gratuiti per famiglie organizzata a Morget nell'ambito del progetto Famille à la montagne entre nature et culture, cofinanziato dal progetto Interreg 5A Italia-Francia 2014-2020 e che vede quale capofila il comune di Morget. Abbiamo testato tutte le attività che proponiamo durante l'anno alle famiglie, in particolar modo ai bambini, e abbiamo anche differenziato attentamente la proposta per i bambini dai 4 agli 8 anni e per i bambini dai 6 ai 12, perché stiamo cercando di sviluppare un'offerta che diventi sistematica nel tempo e che appunto punti a migliorare l'offerta e la qualità dei laboratori rivolti alle famiglie sul territorio di Morget. Il progetto ha la finalità di predisporre e sperimentare pacchetti di offerta di accoglienza e intrattenimento culturale per il target famiglia. Ed è quanto è stato fatto da domenica 8 a sabato 14 luglio, proponendo un ricco calendario di eventi per scoprire Morget e tutte le sue bellezze e ricchezze, divertendosi. Esatto, non ho un cervello, sono mi ma sento già più sicuro. Sì, sentite che rumore fa? È vuoto, non c'è niente nella mia testa. E io vorrei tanto avere un cervello, sapete? Mi fai camminare. C'era difatti una fonte, ma secca. Le 5 o 6 case senza tetto, corrose dal vento e dalla pioggia, e la piccola cappella col campanile crollato erano disposte come le case e le cappelle dei villaggi abitati, ma la vita era scomparsa. Era una bella giornata di giugno, molto assolata, ma su quelle terre senza riparo e alte nel cielo, il vento soffiava con brutalità insopportabile. I suoi ruggiti nelle carcasse delle case erano quelli di una belva molestata durante il pasto. Fra adulti e bambini, molti hanno accolto l'invito. In particolare, 210 persone si sono iscritte agli atelier e vi hanno partecipato. Fra queste, i bambini avevano un'età compresa fra i 4 e gli 11 anni. Per il 66% erano bambine e il 39% non era residente in Valle d'Aosta. Vedere i bambini uscire dai laboratori con il sorriso dipinto sul volto ci gratifica, perché stiamo lavorando evidentemente nella buona direzione. Poi cercheremo davvero di migliorare, perché anche in futuro tutte queste proposte vengano messe a sistema e possano essere proposte anche senza il sostegno di un contributo europeo, quindi diventino le iniziative dei singoli e ci sia quindi un indotto anche economico importante per il paese. Nel corso della settimana Psico ha realizzato un murales nel sottopasso di Viale della Rimembranza. Bobo Pernetta ed Enrico Massetto hanno scolpito i loro animali fantasiosi. Livio Girivetto Menzio ha realizzato composizioni in ceramica. Ma la stagione è appena iniziata e gli appuntamenti sono ancora tanti. Qui a Morget ho portato uno scoiattolo, dei miei, i soliti, un po' ciccio con gli occhi storti, in noce, particolarmente duro. I turisti e i residenti passano, ci pongono delle domande. Io ho fatto un lavoro, un gattino che gioca col filo, contestualizzato in questo sito, cioè col Monte Bianco e la penna di una botte, con un piccolo testo che mi piacerebbe leggervi se mi autorizzate. Il gatto di Morget giocava col filo fra i vigneti e al cospetto del gigante. Il gatto di Morget ignorava la critica letteraria e misconosceva le leggi della gravità, arrampicandosi sul filo dei suoi giocosi ricordi. Le opere che ho realizzato sono, in questo caso sono due piatti dedicati sempre ovviamente ai fiori, in questo caso in maiolica ho realizzato una serie di piatti che riproducono dei fiori in sfioritura, quindi appunto non il tipico bocciolo che va ad aprirsi, ma piuttosto il fiore aperto che va a sfiorire, quindi per così una sorta di mio divertimento
detto, cercare di andare un po' oltre all'estetica semplice, ma cercare proprio la naturalezza del fiore, quindi cercare di rendere più grafico, più pittorico. Facendo una ricerca ho deciso di sviluppare come idea il concetto della Dea Feronia. La Dea Feronia è un'antica dea romana, protettrice dei boschi e dei posti selvaggi. In questo caso è rappresentata con una ragazza giovane, contemporanea, insomma dei giorni nostri. Insieme a questa cosa mi è stato inoltre richiesto di aggiungere degli aironi cenerini, perché qua vicino c'è una riserva dove passano e dove ci stanno, insomma, questo tipo di volatile. In mano la ragazza tiene un sole, il sole della Val d'Aosta, per dare un valore a queste terre anche durante l'estate, non solo d'inverno, insomma, famoso per sciare e quant'altro, però anche l'estate può avere il suo valore, insomma. La decisione di scomporre l'immagine, di frammentarle, di utilizzare i pixel per dare questa vibrazione è un po' parte, anzi è parte del mio lavoro, quindi serve per aumentare questa vibrazione, questo movimento, un po' legato anche al concetto futurista del movimento delle immagini, no? Sabato e domenica 21 e 22 luglio avremo ospiti a Morgé quattro disegnatori di Topolino, e quindi paperi e topi percorreranno le vie del paese. Ci sarà la possibilità per i bambini di essere topo reporter, di documentare questa presenza appunto dei disegnatori al Bibliomuseo del Fumetto e naturalmente di vedere come nascono i personaggi Disney e di disegnare insieme a loro.